l'abbiamo fatta. Nico, sono tornato. Togliti mentre giochi la comunità di Steam, cedi, fanbrodo. Ehi Alessio, bentornato. Grazie. Mi sono distratto. Acadavolface, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di One Shot. Oggi sono un po' di fuori perché stavo dicendo Delta, non stavo per dire Delta, non vi giuro. E vediamo di rimetterci in sesto in questo nuovo episodio, ricordandoci che dobbiamo capire che cosa vuol dire quella sequenza di numeri sul foglio che dobbiamo portare al vuoto, stando a quanto detto da computer. Dobbiamo portare, mi sembra, della roba al vaso, mancava la terra, tipo, che dovremmo avere. Prima però dobbiamo analizzare questo posto, ragazzi. A Pisa oggi sta diluviando, è veramente un disastro e penso diluvierà tutta la settimana oggi, vi giuro. Sono andato all'università, non c'avevo l'ombrello, ragazzi, mi sono preso una mossa all'acqua tremenda, ho dovuto usare il che sta lì, ora porino, come cazzo si chiama? La felpa per coprirmi e è uno straccio praticamente, non so se si asciugherà mai. Vabbè, a parte questo, quindi se sentite un po' di casino, sono le macchine fuori che passano sopra l'acqua versata dalle lacrime degli dèi, no, scherzo. E quindi niente, purtroppo dovete farci abitudine. Allora, analizziamo questi oggetti perché l'altra volta li dovevamo. Cioè, mi ero rotto le balle fondamentalmente di leggerli, quindi non li ho letti, ma ora proviamo a leggerli. Ecco appunto, skippato, sbagliato. Black Clovers, cioè quadrifogli neri. Sono un po' shiny. Vabbè, non mi parla più, avrete letto voi quello che ha detto lui prima. One shot? Sta riprendendo? Sì, ok. E di qua? Ragazzi, la solita caga che qualcosa non stia funzionando. Allora. È grano. Perché si trova in un vaso? Ma. O fieno, insomma, non ti sembra ottimo? Anzi, sai che ora sono rotto, lo cerco. Sì, ok, è grano, infatti. Credo. Mi piace stare nel mezzo del grano, del campo di grano nel mio villaggio. Si estende per miglia. Ah, vorrei poterlo aver visto. Nel nostro mondo il grano spesso cresce solo in piccoli punti isolati. O in dei vasi. Ok, questo non si può analizzare, questo nemmeno. Tutto qua? Sembrava molto di più la roba da analizzare. Vabbè, allora forse non era così importante, però va bene che l'abbiano aggiunta, insomma. La maggior parte delle piante del nostro mondo tende a crescere nel Glen. Anche se comunque sta riscontrando dei problemi di allagamento. Sono comunque delle condizioni migliori rispetto alle altre due aree. Infatti. Le Barrens sono. Beh, le Barrens. E la città rifugio ha a malapena abbastanza terreno per stare in piedi. Non ci pensiamo nemmeno a far crescere cose. Su una scala più larga di questa, intendo dire. Una piccola. Ecco, prima o poi ho sbagliato pulsante, allora. Una piccola pala da giardino. La parte. Il manico, diciamo, ha la forma di un gufo? Ho capito. Che hai capito? Io non l'ho capita invece, mi sa, vabbè. È un fiore rosa. Riempito di clippings, non mi interessa. Un annaffiatoio. È mezzo pieno. Oh, è ottimista allora, bene. È un lavandino. Cactus. Cactus. Cactus, su uno skateboard, cactus su uno skateboard. Cactus, sì. Quindi questo è un albero solo per nome. Ok, del grano. Quel colore dorato è piuttosto insolito, no? Ok, e queste? Non toccarle, per favore. Sono piante che sono recentemente germogliate. Non è facile per una pianta germogliare in questi giorni. Abbiamo preso queste lampade al neon, no, al neon non lo dice, queste lampade diciamo, ma sono veramente un debole sostituto per il sole. Addirittura sono tutte etichettate questi vasi con diversi nomi di diverse specie. Oh, i
Il germoglio, diciamo, si sta dirigendo verso il sole. Oh, bellino. Ok, uguale. Perfetto. Abbiamo esplorato tutto qua? No, vero? Cosa c'è qua? C'è un bagno? No. Ok, allora non ci avevamo andati. Cominciamo a esplorare. Purtroppo non mi ricordo esattamente. A destra sicuro, perché siamo arrivati da destra, quindi lì dovremmo aver esplorato tutto. Qua no. Una fotografia di una casa nel Glen. Sembra sia stata presa che sia stata fatta quando la gente viveva ancora nelle rovine. Qua c'è un altro. Ah no, una macchina di caffè, ok. È molto calda. Tazze da caffè. Sono troppo giovane per bere caffè. Quanti anni hai, Nico? Ecco, questa sarebbe una domanda che vorrei fargli. È una fotografia del caffè. Sembra che fosse un giorno pieno di cose da fare. Una pila di libri molto grossi. Sembra un phone books. Cosa intendi? Una fotografia dell'orizzonte della città, credo, sì. Ehi, non posso interagire. Una fotografia di qualche costruzione, qualche palazzo. Un tizio con una televisione a posto della testa, ottimo. Una larga pila di libri. Alcune delle pagine sono doggered. Rovinate? Fotografia di una fabbrica. E in un ultimo, una fotografia di qualche rotaia. E te, amico? Ehi là, ciao. Sei il messia? Mi piace la tua sciarpa. Grazie. Mamma l'ha fatta per me. Dille che ho bisogno del suo lavoro a maglia. Lo farò quando la rivedrò. Oh. E sai, Still, sta pila di libri non finisce mai. Fammi analizzare qua, non posso. Qua ci sono sti tavolini. Una fotografia delle miniere. Ci sono molti robot che lavorano nella foto, estraendo grandi depositi di minerali grezzi. Una fotografia della torre. La luce solare rende quasi impossibile capire bene cosa c'è nella foto. Pensate. Solo un cestino. Feel free to visit it when you want. Sembra io possa aprire questa porta. Dove sono? Ho fatto il giro, vero? Cioè qua dovrei trovare le scale di questo. No, ok. Sono nel bagno, dove c'erano le forbici. Tra l'altro mi ha detto uno, grazie, non mi ricordo il tuo nome, abbi pazienza, di provare ad utilizzare le forbici su il caffè. Questo? Forse possiamo fare un bottone? Posso tagliare un pezzo? Che stai dicendo, Nico? Forse posso tagliare un pezzo del barattolo in modo da fare una forma rettangolare. Che cazzo stai dicendo, Nico? Perché dovresti voler fare una cosa del genere? Non credo che debba essere, che non credo che si supponga che sia una cosa facile. Come possiamo connetterlo all'ascensore? Ah, ma se dici il bottone per l'ascensore. No, mi sarebbe mai venuta in mente una roba del genere. Questa mi dispiace. Ok, che devo combinare tutte le cose, ma questa proprio. Beh, proviamoci. Bottone, più o meno. Che c'ha scritto terra, così a caso. Va bene. Sarà l'ultima cosa che faremo, però, credo, perché voglio dare la priorità alla pianta. E basta, fondamentalmente. Vabbè, se riusciamo anche all'altro enigma. Però per ora non sappiamo bene come risolverlo. Allora, un cestino di nuovo. Oh, questi sono no, lo voglio dire io, magneti che si attaccano al frigo. Sì, infatti, ha dei magneti il frigorifero. Ho fatto ballare tutto il mondo. Forse mi potranno essere utili. Spero che nessuno si arrabbi se li prendo. Lo so, sono irresistibili, amico mio, lo so perfettamente. Li posso collegare a qualcosa? Non si attaccano all'alluminio, però. Oh, e se mette. Ecco, qui ho fatto veramente. L'ho fatto per i meme ed ha funzionato. Va bene. E se incastrassi i magneti sotto a questa sporgenza, in modo da far sì che si attacchi alla cosa dell'ascensore, eh? Si sta tenendo insieme anche se a malapena. Spero che vada abbastanza bene. Magnetized button.
Ok, un bottone che ha dei magneti che sono a malapena attaccati. Forse abbiamo qualcosa con cui attaccarli meglio? No. Non so che mi serve l'acqua. Tanto teniamoci in mano questo che qualcuno forse sa cos'è. Cioè, un giornalino, sì, ok, un diario, insomma, qualche, ma non abbiamo trovato ancora nessuno che sappia leggerlo. L'amico del fratello di Alula dovrebbe saperlo leggere, ma non l'abbiamo ancora trovato. Non si può entrare, si potrà entrare solo. Ah, ok, era finita qua. No, figurati, allora a posto. E in questa non si può entrare, che fastidio. Allora andiamo a lavorare. No, andiamo a mettere la terra nel vaso. Non appena troviamo l'uscita di questo posto, perché mi sembra che è infinito. Quanto è lungo sto corridoio? Non me lo ricordavo. Ok. Perfetto, ora è solo questione di seguire la strada, credo, perché. Allora, da te abbiamo detto di andarci dopo. Dovremmo aver guardato tutte e quattro le parti, mi sembra. Però non me lo ricordo. Quindi guardiamo un attimo in giro. Faccio un messaggio, vediamo se è una cosa importante. Ora puoi andare via. Allora, voglio andare qui, perché dovrebbe esserci il vaso. Aspetta, allora, devo deselezionare questo e selezionare questa. Ah, giusto, l'acqua mi serve per innaffiare. Spero che questo ti aiuti a crescere, piccolo semino. Il seme è piantato, ma la terra sembra un po' asciutta. Sì, utilizza il tubo water. Ottimo, ottima idea, Alessio, grazie. L'acqua dovrebbe aiutare questo seme a crescere. La terra adesso è umida e bagnata, ma se si dovesse asciugare, c'è veramente poca acqua da questo piccolo tubo. Mi terrò il tubo per ora, se mai dovesse essercene bisogno. Ah, empty tube, ok. Ci abbiamo messo la terra e l'acqua, ma basterà? Spero di sì, perché non ho altre idee. Forse questo, ma non so come potremmo utilizzarlo. No, infatti. Proviamo a parlare con il robot guardiano, magari ci dice qualcosa e andiamo dall'ascensore. Non mi viene in mente molto altro da fare, a parte risolvere quell'altro enigma. Ciao di nuovo, Messi, hai bisogno di aiuto? No. Va bene. Allora, da destra siamo arrivati. Quindi, allora, devo selezionare lui. Non credo che vada bene, perché se c'è il punto di domanda forse non è proprio il top. Oh, sono dei magneti quelli? Sembra che siano un po' malmessi, diciamo, attaccati male, però. Beh, vediamo se funziona. Ok, speriamo che funzioni. Questo bottone. La smetti, one shot. Fizz snuggly. And. Ok, ha funzionato, va bene. No, il bottone è completamente cascato. Ci hai provato. No, si è distrutto tutto. Vabbè. You tried. È il pensiero che conta. No. No, così. Dai. No, non mi interessa. Che palle. Ora sono un pochino giù. Allora, mettiamoci a guardare sta roba. No, scherzavo, perché ho premuto. Che cazzo ci devo fare? Allora, devo pensare fuori dagli schemi. Ok, no, sto muovendo la finestra, pensavo sarebbe accaduto qualcosa. Devo guardarlo da una certa angolazione, posso chiedere una mano alla giuria. Qua non hai più bisogno di riposarti, vero? No. Quindi in basso a sinistra abbiamo già risolto, bene. Ora devo solo ricordarmi dove è il computer in modo da poter ottenere
ragazzi, ora non vorrei stare a pensare 30 ore a come fare. Se mi possono dare un consiglio qua lo prendo molto volentieri. Aiuto. Tra l'altro vorrei sapere da... Ehi, aspetta un attimo. No, ok, no, niente. Da parte vostra se si sente il rumore della pioggia mentre registro, e nel caso se vi rilassa. Mi rilassa un sacco il rumore della pioggia, tranne quando le macchine passano sopra l'acqua. Quando schizzano, ecco, quello dà fastidio. Ma il rumore della pioggia di per sé è una delle cose più belle al mondo, secondo me. Cioè, veramente è una cosa stra rilassante. Potrei stare per ore ad ascoltarlo senza niente. Cioè, sto lì ad ascoltarlo e godo, perché è stra rilassante. Allora, merda, potevo usarlo qua. Potevo usarlo qua, forse? Perché che mi serve se no qui? Aspetta. No, perché non posso selezionarlo, abbiamo detto. Devono servire a qualcosa questi due oggetti. Se me lo fossi ricordato prima, ma non so quanta differenza avrebbe fatto. Vabbè, ormai è andata, il pulsante è distrutto, quindi... sei ancora non hai idee? Vuoi un altro... Ah, figures, immagini. Aspetta. Figures io lo interpreto come immagini. Vado un attimo su immagini nel mio computer. No, non credo ci sia niente. No. E allora torniamo su... aspetta. Ok. Allora sì, un altro indizio, per favore. Sì. C'è un vuoto oltre i quattro muri che legano il tuo mondo al nostro. L'applicazione. I bordi del tuo punto di vista, dove tutto è oscurato. Sono sicuro che sai di cosa sto parlando. Passa la pellicola, credo, attraverso il vuoto e rifallo. Posso allargare la finestra di one shot? Mentre ho aperta la pellicola? È qualcosa sicuro. Veramente di molto stupido, ma che non sto cogliendo. Non ho capito. Stai testando la mia pazienza. Vuoi la risposta? No. No, non voglio la risposta. Voglio rifletterci. Allora, devo concentrarmi sui quattro muri. No, allora, così non funziona. Ma da nessuna parte? Perché mi sembrava carina come cosa. Devo tranciare. Allora, ragazzi, quello che faccio adesso, lo vedete a sinistra, perché ora ho capito come si fa, è... prendere la finestra con il mouse, ecco, l'ho rifatto senza volerlo, e mandarla fuori dai bordi dello schermo fisico, ok? Quindi l'applicazione in realtà c'è, ma io la sto spostando al di fuori qua, non funziona. Ok, sì. Al di fuori dello schermo, eccolo. Ah, ok, quando lo ritiro indietro. 63014. Bellissimo questo! Come cazzo l'hanno implementata sta funzione? Oh mamma. Allora, 6, tanto scriviamoli. 6, 3, prendo anche premura di provare a mantenere l'altezza. 6, 3, 0, 1, 4. Ecco, lo schermo è spento. Mi serve una combinazione. Dove?
Dove devo usarli questi? Ah, qua. Sì. C'è un piccolo schermo qua. Vai. Usa, fa qualcosa. Non posso. Ma rimma merda. Che devo fare? Cacchio, speravo di aver risolto in questo modo, invece niente. 63014. Ma se non so dove utilizzarli abbiamo un problema. Allora, questo era il corridoio infinito, mi sembra. Cioè, infinito, che in teoria dovrebbe simulare un circolo. E non ho capito se serviva solo a quel dialogo dell'altra volta o effettivamente a qualche altra funzione, ma non credo. Io posso usare ancora il trasporto veloce, che non ho mai sfruttato a dovere. Sì. Fammi vedere se al giardino è cambiato qualcosa. No. La travel. City Gate cos'è? L'inizio? Sì. Allora provo a richiedere un attimo al robot spiegazioni. Devi trovare un modo per prendere, per arrivare alla libreria nella superficie. Grazie, tutto qua. Fambrodo. Allora mi manca un posto. Perché non mi sembra di aver visto una combinazione l'altra volta. Allora, sicuramente i posti che sono qui elencati devono essere di qualche utilità, perché altrimenti non me li metterebbe, credo. Te? Buonasera. Il tuo tempo qua è prezioso. Goditelo, grazie. Ok, non siamo tornati qui. Allora, ragazzi, sto un attimo in silenzio, quindi taglio. Finché non capisco più o meno che cosa fare, perché sennò mi sa che ci annoiamo e basta, e almeno mi concentro un po'. A fra poco. Non l'ho fatto prima? Mi sembrava di aver toccato come si chiama? Lo scotch utilizzando il U-Trite, no? Sono sbagliato, va bene. Ho perso 10 minuti, ma amen. Infatti, avrei dovuto farlo fin dall'inizio. Quindi ora funziona? Grazie. Taped button. Quest'altro non serve a nulla, vero? Insomma, ha fatto proprio la bella e meglio il pulsante. Ma io posso far straballare. Elevator deck. Perfetto. Speriamo che questa volta funzioni. No! Riattivando i servizi dell'ascensore. Per favore, inserite il codice di sicurezza per continuare. Che cosa? Non è mai accaduto prima d'ora. I quadrati! Eh? Li hai visti anche tu, giusto? Erano sulla porta e... Oh, no. Nah. La cosa dei quadrati succede tutte le volte. Intendevo il security code del codice di sicurezza. Ma di nuovo, l'ascensore non è mai stato così rotto prima d'ora. Suppongo dovremmo cercare un codice, Alessio. Ce l'abbiamo già. Sì. Allora, 63014. 63014. Oh yeah. Cosa? Funziona! Non so come tu abbia fatto, ma ha funzionato. Ottimo lavoro, ragazzino. Sei un genio, lo sai? Beh, ho avuto aiuto da parte di Alessio. Ah, giusto. Tutta la roba del Messina. In ogni caso, sei pronto ad andare? Ti aspetto più su. Ok, andiamo. Oh, grazie per aver tenuto la porta dell'ascensore aperta per me, signore. Nessun problema, salta dentro. Inquietante as fuck, però. Niente in confronto alla musica dell'ascensore di Undertale, vero? Parlate di niente. Un silenzio tombale da imbarazzo. Certo che ci vuole un po'. Ah. Oh, santo cielo. Sono incastrato in un ascensore con il Messia. E
che anche lo stesso nostro Dio. Questa cosa è stranissima. Oh, forse possiamo conversare per passare il tempo? Mi hai sentito? Voglio dire, certo. Ok, Alessio, dovrei... Resume awkward silence. No, voglio chiedere il suo lavoro. Quindi, che cosa fai nel tuo lavoro? Sembri molto occupato. Io aggiusto le luci, più che altro. Ma adesso consegno anche... Faccio anche consegne e... riempio con fosforo ad alta energia strutture che ne hanno bisogno. Alta energia? Sai, no? Quella roba luccicante super concentrata che devono processare nelle fabbriche è ciò che dà la maggior parte dell'energia alla nostra città. Oh! Una volta avevamo un piccolo esercito di robot da consegna che lo facevano. Ma recentemente un po' di loro si sono spenti. Quindi finché non li aggiustiamo avrò semplicemente più lavoro da fare. Non ho dormito da un sacco, cioè non dormo da un sacco di tempo. E quando è che questi robot si aggiusteranno? Non ne ho idea. Sta tutto in mano agli scienziati che stanno ai laboratori. Ma sembrano molto preoccupati di qualcos'altro ormai. Eh? Non è mai un buon segno quando i tizi intelligenti sono preoccupati. Ok, adesso dovrei chiedergli di questa città. Questa città è enorme. È più piccola di quello che sembra. Anche se è sovraffollata. Prima c'erano i rifugi delle Barrens. Ah, prima sono venuti qua i rifugiati nelle Barrens. Adesso anche quelli del Glen stanno arrivando qua, stanno migrando qui. Oh, è semplicemente più sicuro qua, sai com'è? Voglio dire... Non è che sia un paradiso. Hai visto, no? Quei quadratini. Ne otteniamo sempre di più dappertutto, apparentemente. Sì, l'ho notato. Siamo fortunati che sembra solo avere effetto sull'infrastruttura della città. Il terreno almeno sta continuando a rimanere solido. Che va bene, visto che non c'è molta terra solida in primo luogo in questo posto. Ok, adesso dovrei chiedergli della biblioteca. Puoi raccontarmi della biblioteca? Ma quella abbiamo visto prima, dice. Ah no, è vero, quella dobbiamo giusto in superficie, ha detto il robot. Io devo andare lì. Oh sì, è uno dei miei posti di consegna principali. Queste luci per la lettura sono piuttosto... cioè, le luci per la lettura, ok, giustamente nella biblioteca, hanno bisogno di essere mantenute, insomma. Sì, ma mi sento sempre a disagio quando sono circondato da gente intelligente. Beh, suppongo anche tu lo sia abbastanza. Quindi tu ti centrerai liscio come l'olio in questo posto. Tu e Alessio. In ogni caso è stato bello conoscerti. Dico, giusto, a presto ragazzino. Devo andare adesso. Accidenti. Sembra che si debba sbrigare. Penso che dovremmo sbrigarci anche noi, Alessio. La gente conta su di noi. Troviamo quella libreria. E se ripriamo questo? Ah, ok, si apre. Basta non ci entri, perfetto. Bibup. Bibup. E te che sei? Sig. Va tutto bene? Ah, il messia. Forse questo è un segno. Dimmi, pensi che puoi riparare il mondo con quel sole? Onestamente non lo so. Mi sono state date informazioni diverse, diciamo. Lo so. Ma che cosa ne pensi tu? Io penso... penso che dovrei ascoltare Alessio. Dopotutto Alessio mi ha aiutato ad arrivare fin qua. Prenderò la tua fede come risposta, allora. Che cosa intendi dire? Significa qualunque cosa tu voglia... che significhi. Ok. Allora, tutti i palazzi identici. Oh, mi sto missando un easter egg. Ah, qua posso camminare. Magari c'è un laboratorio di uno scheletro segreto qua da queste parti, ma non sembra così. E allora non lo so, perché di qua non mi sembra si possa entrare. E anche provando ad analizzare, Nico non dice niente.
se andare là sopra subito, va bene, proviamo. Perché qua a destra mi sembra si sviluppi per un bel po'. Il vicolo buio. Oddio. Alessio, hai visto cosa è successo? Sì. Sono diventato cieco per un istante. E poi ho visto qualcosa. Come se fosse stata una specie di breve sogno. Mi chiedo di che cosa si trattasse. Io, cioè, non andrei avanti, però sono abbastanza curioso, devo essere sincero. Un sacchetto pieno di spazzatura. Schifoso. Ok, un cestino. Un cassonetto, anzi. Wow, è enorme sto posto. Flyer, non ne ho la più pallida idea. Un aviatore. Cioè, aviatore. Non so se lo vedete. Comunque, un aviatore. Sbiadito. Non so che cosa voglia dire, vabbè. Questa è un'ariete, tipo quelli che abbiamo visto prima. Aspetta. Sì, infatti, sembra un'ariete. Indossala, Nico. Vedo che hai l'uniforme del club. What? Puoi entrare. Achievement sbloccato, segreto. Ma... tutti diversi? Sì? E questa è quella satanata, vero? È bello rivederti. Un electric kettle. Non so cosa sia il kettle, ma lo scopriamo insieme. Un bollitore. Un bollitore elettrico, ok. Sembra che serva per far bollire acqua, ok. Oh, giusto, è quasi tempo di pranzo. Ti va di rimanere per una buona tazza di... ramen? Che cazzo. Penso che passerò. Au, mi ha preso la scossa. Attento, se tocchi una SRAM ti prenderai la scossa. Ma che è? Uno shock statico. Static RAM. No, oddio, l'ho capito adesso. Static RAM. Static RAM. Don't bat me. Ma vaffanculo. Secret Ram Club. Ma dove sono finito? Club segreto degli arieti. Ma che è? Allora, ci incontriamo di nuovo. Ciao. Aspetta, ma tu non sei quello del villaggio? Sì, ma gli arieti sono onnipresenti. Nel villaggio, nella città, perfino nel tuo cuore. Ok. Quello c'ha scritto Buzz sopra. Ma che è? Miliardo diversi, tutti diversi. Ho fatto anche una specie di rima. Questa ariete non sembra reagire alla mia presenza. Però c'è scritto ba sulla lana. Quella non è una rama. Cioè non è una ariete. Pipeline che cerco. Ragazzi. Non trovo un cazzo. Quando cerco le cose non le trovo. Che fastidio. Io l'ho anche studiata la RAM e la ROM. Vaffanculo, ora non le trovo. Però questo è il mio quadernone degli appunti. Non so se si vede. Di algoritmica degli elaboratori. Porca puttana. Cioè, se io giocavo sto gioco 6 mesi fa, non le capivo ste battute, o comunque me le comprendevo molto di meno. Perché? No, allora ve lo voglio cercare. Perché, vi spiego, la RAM vorrebbe dire Random Access Memory. Ma probabilmente lo saprete anche meglio di me, quindi che cacchio sto a fare sta roba, non lo so, però... la RAM non solo però vuol dire random access memory, cioè memoria d'accesso casuale. In realtà vuol dire un'altra cosa. Ho trovato RAM
Random Access Memory, ma in particolare è memoria su cui posso scrivere e leggere. Infatti, quella non è una RAM, è una read only. C'è una ROM. Ti prego, dimmi ROM adesso. Capisco. No, dovevi dirmi ROM, però. Cioè, ti... fai le battute di merda, almeno falle fino in fondo, no? Vabbè, ciao. Easter egg carino, però, cioè... certe battute poteva veramente risparmiarsene. Cos'è sta roba? Ah, pensavo fosse chiuso. What the fuck? È stranamente caldo in questa stanza. Oh, che bello! È un gatto fallefusa. Tra l'altro sto pensando che sono un gatto, cioè Nico è un gatto che sta guardando altri gatti ora. Che dovrebbe essere normale per lui, ma... no, rifallo. Ma che cazzo? Le fusa sono stupende. Oh, un gatto. Ti sei perso? Io? Vuoi unirti a noi? Unirmi ai tuoi gatti? Ai tuoi gatti? Ce la faccio, eh? Sì. Ma io non sono un gatto. Non cammino nemmeno su quattro zampe come fanno loro. Ma tu hai occhi da gatto. I miei occhi sono occhi da gente normale. Beh, normale a casa mia. Anche il tuo cappello ha la forma di un gatto. Ma sono solo una persona. Tu comunque sei il benvenuto qua. Proteggo gente che si è persa in ogni caso. Grazie, ma non mi sono perso. Ho Alessio che mi guida. Capisco. Simpatico. Mi piacciono gli sprite. Allora. Ah, ok, perché si era impiantata la musica e mi stava salendo l'ansia. Che c'è qui? Ok. Un barattolo pieno di un fluido rosso fluorescente, diciamo. Grandi libri. Ah, questi sono dizionari. Alcune delle parole sono sottolineate. La maggior parte delle parole lo sono, ok. Una foto ritratto, no, cioè una foto, scusatemi, incorniciata di qualcuno. Una pianta lanterna, che vuol dire? C'è una nota attaccata. Dice: grazie per aver lavato così duramente, signor Lamplighter. Accendi lampadine. C'è un grande disco di plastica qua dentro. Sembra che vada inserito da qualche parte. Aspetta, Alessio, vuoi veramente lo portiamo con noi? Ma sembra così pesante. Va bene. Veramente non... ehi, in realtà è abbastanza leggero, credo. Credo voglia dire questo. What? Lenti concave, lenti convesse e lenti dense? Non so cosa me devo fare. E fin lens. Non so cosa me devo fare, ma interessante. È un grande libro. Il titolo dice Capire robot. Sembra tipo il mio. Forse questo ci spiegherà cosa vuol dire Tamed Robots. Allora. Ci sono delle pezze, va bene, sulla coperta. Certo, non abbiamo rubato a qualcuno in questo caso. E vabbè, ma quanto si estende sto posto? No, poverino. Please, do not approach. Scusa, però mi fai pena stando lì tra gli tre quadrati. Allora? Dove sono finito? Ma che è sto posto? Ma c'è un tizio tostapane e una tazza di tè? Ma che è? Che cucinano dog o quel che sono? Ragazzino, vuoi dei dumplings? Ti garantisco che contengono solo un minimo amount, una minima quantità di prodotti industriali. Penso che passerò. E questo ha un buon odore. Che cos'è? Pesce appanato, non so come dirlo. Cioè pesce dentro a pane tostato, tipo. Sì, un tosta al pesce, che schifo. Ho tostato il pane io stesso. Capisco. E qua posso entrare. Però se c'è troppa gente, c'è troppa roba, ragazzi. E ora ho tirato un interruttore a caso. Non ha fatto niente, appunto. C'è uno slot qua. Sembra che un pezzo di carta o qualcosa del genere potrebbe uscirne.
proiettore. O niente del genere? Nope, non per ora almeno non sembra. Sei qua per le tue foto? No? Va bene allora. Io penso che resterò qua. Aiuto. Questo sa di zucchero bruciato. Sì. Sto ancora cercando di prenderci la mano, credo, nel fare queste caramelle fritte. Però non sono così male. Ne vuoi provare una? Cioè, sto bene così, grazie. E questo che già ha posto la testa? Ehi, ehi! Pronto a farti saltare in aria il cervello? Sì, cioè, vabbè, insomma, farti sorprendere, diciamo. Bene, allora. Ho inventato una medicina. I've invented a medicine to prepare everyone for the upcoming water shortage. Ho inventato una medicina per preparare tutti quanti alla mancanza di acqua che ci sarà tra poco. Tutto ciò che devi fare è dissolvere questa pillola in acqua e poi bere l'acqua. E poi non bevi mai più acqua. Che cazzo dici? Cosa? E fa anche crescere più velocemente le piante, ne voglio una. Come funziona? Perché non prendi un campione? Oh, grazie. Non ringraziarmi. Vai a diffondere la parola. Ok, questa ci tornerà molto comoda. Questa va messa nella pianta. In realtà ho esagerato. L'effetto della pillola sparisce in una settimana. Però devi solo prendere un'altra pillola poi. Guarda, se esistesse una roba del genere saremmo, non dico a cavallo, ma insomma quasi. Oddio, però qua sto andando troppo. Questa musica. L'avevamo sentita nel menu. Ragazzi, sto andando in dei posti che non. Oh mio Dio, dove sono? Cos'è? Questo è il nucleo. Madonna. Va bene, entriamo qua dentro. Non ci sto più capendo niente. Eccoci. Cos'è sta X? Aiuto, non ci sto capendo niente. Dove sono finito adesso? Mettici questo qui, non lo so. C'è una X. Posso uscire da altre parti di questa stanza? No. Qua mi viene sganciata una bomba nucleare in testa. Che succede? Aiuto. Dimmi che è tipo speculare. Ora finisco in un posto in cui mi posso orientare, perché sennò è finita. Sembra che possa aprire questa porta, meno male. Dove sono? Dove sono finito? No, io qua mi ci perdo. Dove sono? Aiuto. Pure. E dove vado? Ragazzi, no, via, no. Mi ci perdo. Vabbè, sentite, mettiamoci anima in pace. Non esploreremo mai tutto quanto questo posto, quindi. Allora, quando il mondo finirà, ti piacerebbe di più sparire un istante o andartene lentamente, tipo Avengers Infinity War? Per essere onesto, oh, spoiler, ho capito, se non avete visto Mo, ragazzi, non lo vedete mai. Ad essere onesto, preferirei la prima. No, sì, formerei la prima. Ciao, persona. La libreria è qua. Oh, almeno siamo arrivati, dai. Grazie. Prima però volevo vedere qua. Niente, vero? Oh, meno male. Una zona dove non ci sono altre cose. Allora, che dobbiamo fare in questa libreria? Me lo ricordo più. Cosa? Non ho detto niente. Smettila di guardarmi allora. Stavo solo guardando il tuo libro. Sì, sei nella libreria. Ci sono libri nella libreria. Go bug the chatty one upstairs. Non ho capito. I libri di questo autore coprono un grande numero di argomenti. Praticamente non esistono argomenti sui quali non scriva qualcosa. È un po' un uomo rinascimentale, non credi? Immagino. Si è focalizzato però sul documentare il mondo ultimamente. Oh. Dice che questa città è l'ultimo bastione della civiltà.
Presto, questi libri potrebbero essere l'unica cosa che abbiamo da ricordare. We have to remember the rest of the world by. Saranno l'ultima cosa che ci permetterà di ricordarci questo mondo. Passatemela. Ah. Sì, non... Cioè, se ci fosse un'interazione particolare per ognuno di questi libri, sarebbe la fine di questa libreria, insomma. Un cuscino! E te che non lo dicevo. Oh no, un computer. Una foto di un po' di gente. Un computer. Ah, però è spento. Ok, perfetto. Oh, ciao, hai bisogno di qualche direzione? Dritta. Vediamo, quest'area più che altro ha a che fare con la storia, diciamo, personaggi storici. La sezione delle referenze è qua sotto e non sono sicuro dove sia la sezione per bambini, scusa. Va tutto bene, non sto cercando libri. Oh, sei qua per cercare l'autore allora? No? Oh, ottimo. Voglio dire, allora non sarai... non mi viene disappointed, Maria, ma pure lo so. Le tue aspettative non erano non soddisfatte. Mi viene la parola, ragazzi, scusate. Ho fatto la volontaria qua per mesi. Aiuto. Si fa sentire l'autunno finalmente. Ma speravo si facesse sentire in altri modi, non in questo, vabbè. Non l'ho visto prima d'ora, però, neanche una volta. Lavora insieme al capo della biblioteca riguardo alle pubblicazioni. Quindi dovresti, cioè, ti verrebbe da pensare che si mostri almeno una volta ogni tanto. Ma non lo fa? Sì, è abbastanza isolato. Che è strano per un tizio che dovrebbe viaggiare lungo il mondo. Forse è solo tra le persone. Ok, non posso andare avanti di là, perfetto, grazie. E qua ho trovato un piccolo glitch. Sì. Allora, una sorta di plaque che chiameremo placca. Guarda il robot. Riordinamento in processo. In corso. Sì, sono ancora spaventato dalle scale. Ciao persona, ciao. Reshaving in process, va bene. Attenzione perché potrebbero cadere dei libri. Sì, farò attenzione. Un altro computer che è spento, bene. Tutti i libri del Cappius. E qua? Wow, tizio che non c'ha un binocolo al posto degli occhi. L'autore è così figo. Ho sentito che può viaggiare in tutto il mondo grazie alla macchina volante. Io c'ho il fast travel, amico, quindi t'ho messo meglio, mi dispiace. È così che raccoglie materiale per il suo libro. Wow. Ok. Una foto di un po' di piante. Ma noi in questo posto che cosa ci siamo venuti a fare esattamente? Che cosa stai facendo a quel libro? Non ti preoccupare, questi sono i miei libri che io scrivo. Li ho tolti dalla libreria solo per modificarli. Devo cancellare alcune sezioni, la maggior parte. Eh? Ma perché? Perché altrimenti penseranno che io abbia copiato da lui. Lui? L'autore. Voglio dire, non c'è motivo ormai di scrivere nient'altro, basta. L'autore scriverà la stessa cosa e poi tutti la ameranno. E nessuno si ricorderà dei libri che sono venuti fuori prima del suo. Cioè, non è che stia provando odio. Capisco perché la gente impazzisca sui suoi prodotti. Quel tizio ha veramente un talento fuori dal comune. Però fa un po' male, sai, no? Non è mai divertente quando la gente ti chiama copione per qualcosa che hai scritto per primo. Poi, sì. Sì, riesco a capirti. La gente mi chiama gatto tutte le volte, anche se sono una persona, i gatti sono animali. E Mausers, cioè Chiappatopi. Ok, sì. Spero che la gente non pensi che mangio dei mici, dei topolini. Suppongo che siamo allora sulla stessa barca, ragazzino. Bene. Se qua non c'è altro, io le librerie non le analizzo perché tanto abbiamo capito che non c'è niente, spero. Questa placca. E qua niente, va benissimo. Un grande libro, sempre, con questo
Trifoglio nero. Il titolo si dice una guida comprensiva al fosforo. Perché questo me lo fa leggere? Allora, generalmente, se un fosforo perde il suo, la sua luminescenza completamente, non può essere riacceso fino a che non è esposto al sole. Se il fosforo si regge a malapena, potrebbe essere possibile rinvigorirlo esponendola dell'altro fosforo che ha un'energia maggiore, ma anche in questo modo il fosforo potenziato non tornerà comunque mai alla sua originale lucentezza. Capitolo 5. Un sondaggio sul fosforo. No, una ricerca? Survey? Cos'era survey? Studio, scusate. Uno studio sul fosforo trovato nel mondo naturale. Eccoci lì. Allora, fosforo blu. Locazione, i Barrens. Al di là del fosforo comune, il fosforo blu ha un livello di energia moderato. Non devo muovermi che qua balla tutto. Può esistere sia in forma organica che mineraria. La forma mineraria è trovata in modo abbastanza comune nella sabbia metallica delle Barrens. La forma organica è più che altro comune nei gamberetti di fosforo e nelle loro secrezioni. Anche se l'emissione di luce del fosforo blu è molto potente, ha ciò che io descriverei come proprietà autoconservanti, ovvero sia la luminescenza potrebbe non essere costante. La maggior parte delle forme del fosforo blu smetteranno di brillare se lasciate indisturbate per lunghi periodi di tempo. Se si usa il fosforo blu per dare energia a macchine, il motore dovrebbe essere settato ad un livello base di attività per assicurarsi una costante agitazione del fosforo. Alternativamente, gamberetti di fosforo vivi possono essere utilizzati. Fosforo verde, locazione Glen. Dei tre fosfori più comuni, il fosforo verde è uno di quelli a più alta energia. È anche il più raro dei fosfori comuni, dato che può essere trovato solo in forma organica. Perché è così importante sto fosforo? Perché dà energia, ma perché proprio il fosforo? Risorse conosciute includono il sap, non lo so, di alberi di fosforo, lucciole e cosa cazzo era il mos? Il muschio. Quindi va bene, lo possiamo trovare negli alberi di fosforo, nelle lucciole e nel in quello che ho detto prima, ora mi viene in mente. Anche se questo fosforo è presente nel terreno, non lo so, che del Dio buono, ragazzi, non ce la faccio più. Allora è impossibile concentrare questo fosforo anche se si trova nel terreno delle Glen. Prendete questa traduzione e fatene quel che volete. Il fosforo verde è ideale per uso industriale. Comunque sia, a causa della sua scarsità relativa e del suo passato, della sua passata coltivazione intensiva, non c'è attualmente una risorsa affidabile. Fortunatamente, almeno i locali del Glen ne hanno ancora un po' da utilizzare. Fosforo rosso, locazione il rifugio. La città? No. Tra tutti i fosfori più comuni, questo è quello a più basso livello di energia. Esiste esclusivamente in forma mineraria e può creare luce solo quando soluto, in soluzione. Il fosforo rosso diluito è abbondante nell'acqua nei canali. Ah, ok, sì, l'avevamo visto. Nei canali d'acqua delle città. Può essere concentrato. Ok, questo fosforo può essere concentrato e indotto con correnti. Questo può creare
uno stato di ad alta energia artificiale con una più grande luminosità. L'unico maggiore avvertimento o ammonimento è che il fosforo in questa soluzione super saturata precipiterà deteriorerà, credo, in modo molto veloce, in modo piuttosto veloce. Quando il fosforo si ricristallizza perde la sua luminescenza permanentemente. Se l'uso di un fosforo rosso supersaturato, se viene usato questo fosforo supersaturato rosso come fonte di energia, assicuratevi che venga utilizzato frequentemente, ragazzi, non c'ho più voi e nemmeno il mio computer, quindi basta, finiamola qua per oggi, anche se forse durerà qualche minuto in meno rispetto al solito episodio, non importa, sono abbastanza stanco, direi che si è visto, e in più devo bere. Ragazzi, spero che questa quinta parte, mi sembra, di One Shot vi sia piaciuta, a me sì, e niente, non posso far altro che dirvi che vi do appuntamento al prossimo episodio, e che per ora qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, peace!